Anzi, ma guarda, nessuno allora, guarda tu lì. E non la posso guardare. Allora, sì. Ciao, 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 noi partiamo! Allora, il viaggio è cominciato. Io sono cacca! Più che ciao. Cacca, ok, lei è l'autista, io faccio il navigatore. Lo sono gli stocconi, l'hanno pagato e li devo pagare io. Ok, la colazione è stata fatta. E viaggio con me. Ah, è vero, scusate, offerta lei. Un video è tutto eccezionale, speriamo che non piove oggi. Ok. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati ad Agropoli. Mi sono messo molto, un paio di ore di macchina. Devo dire che è una bella città, effetti spettacolari. Un pochettino, vedete. Posso dire che è anche una bella giornata. Ok, siamo già stati al mare, ho preferito non registrare il fondo marino perché non era del tutto pulito l'acqua stamattina, c'era anche un cattivo odore, un odore solfurio, le persone del posto hanno detto che era dovuto alle alghe, ma secondo me non erano le alghe perché dalla sabbia uscivano strane bolle, secondo me sono gas che si accumulano sul fondale, penso io, parlo da ignorante. Vabbè, oggi è, anzi mi si è attaccato la lingua. Più tardi andiamo in pizzeria e andiamo a vedere un po' sulla zona, poi ci aggiorniamo. Ok, ci facciamo la grande scalinata verso il cielo per andare sul borgo più antico. Questo è quello che prende sulle vie, sembra tipo gli allenamenti sciolini.
non ti sciavi. Kufu Panda. Il nemico numero uno del Kufu Panda. La grande scalinata. Che faticata. Che ci sta? Panorama! Sì, lì! Prima stop giù! Un attimo! Allora lì! Lì c'era! Tutto il porto! Lì c'era! Andiamo! Oh, lì c'è le cose del cuore! Come, 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 come? Lì. Ah! C'è! Ah, sì, ci sta! È sta. E dopo, quando scendiamo, no? Dove si sale? Ah, qui è!
Sì, mezz'ora militare. Devi alzarlo perché sennò... Lo so. Dentro dovrebbe esserci anche una persona. Dovrebbe, non credo. Perché? È perché ci sono catenacci a morire. Oh, vero? Bello. Ok. Ok, adesso torniamo indietro, abbiamo visto anche il faro. Vediamo se riusciamo ad andare a vedere sul fortino, poi se non ci riusciamo, pazienza. Sì, c'è anche il fortino. O il castello, scusate, il castello. Sì, è qui. Ok. Siamo arrivati sul castello. Siamo vicino a una chiesa. Ah, che faticata. Ecco qui. Adesso proseguiamo. Per andare a fare stata una passeggiata, perché dopo una salita c'era una discesa. Era molto meglio. Adesso. Per il castello? Grazie. C'è un altro po' di strada da fare. Ah, puoi mettere adesso per terra? E c'è anche un ristorante qui. Aperto tutto il mattino. Ah. Ah. Siamo arrivati, eh? Ecco qui il castello. Siamo arrivati. Oi. Questo? Sì. Buono. Eccoci qua. Bellissimo. Ah? Sì. Andiamo a vedere. Quello basso è più bello. Basso. Dal basso. No, buono, non correre. Guarda, non correre, che cos'è? Ecco qua. Wow, c'è qui il fossato. Ma che si è perso, Giovanna? Vabbè, poi io faccio vedere prima mamma. E dobbiamo domandare se quanto costa l'accesso. Così. E qui è un locale? Sì. Yeah.
che corridoio e qua giù chi ci sarà? Mamma, non lo so, non avevo idea. Allora, questo è un corridoio con una mostra di tantissimi quadri. Ah, ecco che ho, Gele, questi qua, vedi i bucoli per terra, Gele? Quelli erano i punti di osservazione, qua c'erano dei soldati che vedevano se arrivavano dei nemici. No. Se la parte oscura, se vuoi, dell'essere uomo e dell'essere sacerdote, no? C'è chi è uomo e chi è sacerdote. Qua di qua. Pochi decenni dopo, il castello è passato alla mia famiglia, i Sanlici, e l'hanno conservato fino all'Ottocento. Il nostro stemma sormonta ancora la porta che dà accesso alla Ah, c'è la guida. E poi qui? Ah beh, qui c'è. Aspetta. Oggi il castello, antica sede del potere privato, è diventato di proprietà di tutti, essendo stato acquistato pochi anni fa dal comune di Agropoli. Si scende giù forse per qua accattra. All'interno del centro storico andiamo, ci sono altre strutture storiche notevoli, come la chiesa di San Pietro e San Paolo, caratterizzata dalla divisa di Villa, la facciata, con decorazioni tenebre di Giorgio, la chiesa della Chiesa di era l'area delle valvole che venivano calate, venivano abbassate in base alla
necessità di sviluppare questo parole. E di qua ordini l'aspirato. Volete venire? Posso? Sì, però solo una cosa di tutto. Non è più l'aspirato, perché non sono venuta. Ok. Allora di qua. Gede, attenzione. No, mi raccomando. Sì, così, Gede, passa, eh. Avete capito? Queste grate erano collegate ai fori di fuori. E lui guardava, hai visto i fori che. Di qua, di lato, di lato. Di lato. Ecco qua, questa è sotto la ciminiera. Ah. La spara di sto video. Bello! Vabbè, no, questo è l'impianto elettrico. Pensavo che era il tubo dell'acqua. Il tubo di raffreddamento. Guarda a sinistra. No, sto, sempre a sinistra. Ti guido io, vai. Sinistra e poi destra. Ecco qua. Signore, non ce l'ho portato. No, non fa niente. Non fa niente. Non è stato impressionante. Avete visto? Sì. Ti è piaciuto? Sì. We'll be right back.
d'estate. Fortunatamente la, diciamo, le rotture erano di netto. Io sono stato bravo, chi l'ha fatto? Sì, ha usato la tecnica con un mio amico che è archeologo e andando al fiume, dove qui c'è una flora di animali, tra cui le raganelle e queste paparelle, poi mi ricordo più che tipo di animali ci sono ancora. Eccole qua. Ci sta quella che là? Sì, sì. Questa è proprio capo branco. Oh, come sono belle! Oh, dove sei? Fuma. Sono aggressive. No, no, sì, a te, ci hanno visto. Maria, c'è la testa alzata. Sta avvicinando queste. Ti sta dicendo non avvicinare troppo. Questi qua, mi sa che comandano loro, eh? No, aiuto. Se ti avvicini ti butto a te. Allora, io c'ho una borsetta. Se vi avvicinate troppo mi fate male, vi prendo a borsettate, Sto muovendo le ali. Sto muovendo le ali. Quando allunga il collo significa che sta in posizione di attacco. Che sono. Oh no! Che te non piace! Che te non piace! Che te non piace! Che te non piace! Da fuoco in domani, in più. E poi sembra come i gatti ciadola. Cioè, sta fra panchino, come fa l'agio adesso sta un chissi? Molto qua. Sì, sta nel panchino. Guarda là che ha lasciato. Che ha lasciato? La piuma. Ah. Ah, devo chiedere il permesso? Allora, o prima che si avvicini. No, non gli faccio niente. Ma non ti preoccupare, vedi? Ora come fa lontano? Guarda. Oh, ira. Faccio un video, faccio un po'. Ragazzi, con i bastoni ci hanno paura. We'll be right back.
Don't try this yourself. It's extremely dangerous.
Allora, questo è il letto di un fiume che al momento diciamo che è secco. Ci hanno messo sto ponte in ferro per fare da passaggio da destra e sinistra. No, ecco qua, mo prevedo una bella caduta, visto che sotto ci sono dei massi che scivolano. Ecco. Ma la sana c'è i sani, li può andare. Ma sai, vedi sulle nuvole, eh? Non mi frega. Ma sai, vedi di qua. Facciamo dopo questo. Ecco. Allora, non è caduta la mia prole, cade mia moglie. Volete vedere? Ah, ecco, l'avete capito che si scivola. Ah, ecco. A posto. Allora, ieri siamo stati in un'altra zona, praticamente a quella parte lì, ma l'odore solfurio non rendeva piacevole la giornata, però devo dire che ieri è una bella giornata, c'era il sole. Oggi invece è maltempo, ma comunque c'è una bella vista. Vedete che bel mare c'è, o almeno che bel panorama. Allora, io quello che so io qui è bandiera blu, anche se comunque la spiaggia è... fa un po' pietà perché ci sono troppe pietre. Vabbè, ma questa è una spiaggia libera, si sa come è fatta spiaggia libera, però rispetto comunque a quelle lì tradizionali è assai più pulita. Se tira una buona giornata andiamo a fare un video sott'acqua, che oggi purtroppo dalle condizioni meteo mi sembra che non ci sarà una bella giornata. Vabbè, comunque allora, ecco qui, è uscita la giornata e ho approfittato, siamo riscesi per fare il bagno e adesso vado a fare anche una ripresa sott'acqua per vedere quanto sia cristallina e trasparente l'acqua. No, non badate, questo soggetto qua non lo conosco, non so chi sia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Allora, buongiorno. Siamo in partenza. Sto aspettando di fare la colazione e ce ne andiamo. Un'ultima tappa con questa pazza. Un'ultima tappa di questa pazza e torno a casa. And I won't ride.